Alessia Marcuzzi, in TV da 25 anni, non mi dovete insegnare come si conduce un programma. In foto, credits, Frezza la fata, IPA. Alessia Marcuzzi risponde agli haters, senza mezzi termini. Non sono poche le critiche raccolte dalla conduttrice dell'Isola dei Famosi negli ultimi giorni, specie in seguito alla affaire Eva Anger Francesco Monte. Per molti, l'intervista nella terza puntata del reality alla Anger, che ha ribadito le accuse contro Monte, reo, a suo dire, di aver portato marijuana all'isola, sarebbe stata un vero e proprio processo alla naufraga, senza imparzialità. Addirittura, è partita una petizione per far tornare alla conduzione Simona Ventura. Da qui il duro sfogo della Marcuzzi su Instagram, in un commento sulla pagina del sito bitkif.it. Lavoro in TV da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma. Accetto il fatto che io non vi piaccia, ma io sono così anche nella vita e dico tutto quello che penso senza problemi. Se non vi garba, non guardatemi. L'intervista alla Anger al centro delle polemiche. In studio lunedì 5 febbraio, Eva Anger ha rinnovato la sua denuncia contro Francesco Monte. Io ho rischiato 12 anni di reclusione in un carcere dell'Honduras per la bravata di Francesco. Bisogna avere rispetto per chi lavora. Io ho una bambina di 8 anni e ho rischiato di rivederla a 20 anni. In albergo è venuta una persona con la marijuana, Francesco davanti a tutti ha preso questa cosa. Il giorno dopo abbiamo lasciato l'albergo e siamo saliti su un pullman e lui ha portato questa cosa con sé. In Honduras c'è una rivolta e ci sono posti di blocco ovunque. Se ci perquisivano e ci beccavano vai a spiegare che non c'entri niente. Alessia Marcuzzi, che peraltro ha il compito di difendere gli interessi del programma, è apparsa molto critica nei confronti della Anger, interrompendola più volte e sostanzialmente mettendo in dubbio più volte le sue parole, dai filmati da noi visionati non risulta niente. Ti assumi le responsabilità di quello che stai dicendo. Che l'isola dietro il ritiro di Monte? Se l'impressione è che la produzione dell'isola cerchi di mettere una pietra sulla vicenda, ci pensa Striscia la Notizia a tenere vivo l'argomento, con nuovi scoop decisamente scottanti. Il più clamoroso è il fuori onda di Eva Anger, che ignara delle telecamere ha sostenuto come Francesco Monte non si sia ritirato di sua scelta ma perché obbligato dalla produzione, io ho parlato con le autrici e ho detto di andare a vedere nella valigia del signorino perché lì ci stava di sicuro ancora la roba. È successo questo venerdì, e lui sabato di urgenza ha lasciato l'isola dei famosi perché lo hanno messo sull'aereo. Lui non avrebbe mai abbandonato il gioco, ma gli avranno detto te ne vai o ti dobbiamo fare arrestare.